Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video news. Poco fa nel Nintendo Direct di quest'oggi sono state annunciate nuove informazioni su Pokémon Sole e Pokémon Luna. Abbiamo seguito insieme l'intera Direct sul canale di Rocket25 insieme a DammiBon79 e Gio97. Ma signori miei, andiamo a parlare più dettagliatamente delle news. È stato rivelato Rattata forma di Alola, un Pokémon, una forma di Alola già diciamo prevista dal leak cinese, lo stesso leak che aveva annunciato fra tante virgolette la forma Alola di Arcanine, di Nidoking, di Dodrio e forse ne dimentico qualcuno. Rattata forma di Alola che è di tipo buio normale, una combinazione di tipi abbastanza terrificante direi, perché questo qua con un pugno rapido va a casa e diciamo che non è proprio il top secondo me. Questo qua è un altro di quei Pokémon di cui il tipo buio non è ancora stato ben spiegato, speriamo che escano delle news interessanti su di lui così che io possa parlarvene più dettagliatamente in futuro. Questo Pokémon possiederà come abilità Voracità e Tutta Fretta, due abilità già conosciute e che diciamo non lo valorizzano appieno in sostanza. Se non per Tutta Fretta, che perlomeno gli aumenta l'attacco fisico del 50% diminuendo la precisione delle mosse fisiche del 20%, ma considerando che Rattata è un Pokémon fisico di norma, a meno che non gli abbiano cambiato le statistiche, che è una cosa anche possibile, ora come ora non mi sento di definirlo un buon Pokémon. C'è stato poi rivelato proprio all'interno della Direct che questo Pokémon è il nemico giurato di Yungus e della sua evoluzione Gunshush. C'è stato detto infatti ai tempi, mi ricordo, che questo Pokémon cacciava dei topi. Questi topi sono appunto i Rattata che, spostandosi da una parte di Alola all'altra, sembrano aver assunto questo tipo buio. Non c'è stato, come ho detto prima, ancora spiegato il motivo effettivo di questo cambiamento, ma spero che arrivino delle notizie in futuro. Ma signori miei, la notizia che attendevo da tempo, la notizia che conferma la mia vecchia teoria sulle mosse Z, che al tempo chiamavo super mosse. Alcuni Pokémon hanno delle mosse Z uniche. C'è stata mostrata infatti la mossa Z peculiare di Raichu forma Alola, ossia Electro Surf Folgorante, e anche la mossa Z di Snorlax. Questo particolare Snorlax sarà ottenibile tramite evento a quanto pare, infatti chi otterrà il gioco alla rottura del Day One sembrerebbe avrà la possibilità di avere questo Munchlax particolare con il cristallo specifico di Snorlax che si chiama Snorlaxium. A quanto pare, come ci è stato mostrato, tutte le pietre, come per le mega pietre che finivano con Ite, finiranno con Ium. Quindi abbiamo lo Snorlaxium, deduco che ci sia anche Raichum. Ok, non è facile da pronunciare, però a quanto pare è così. E nulla, questo Snorlax possiederà la sua mossa Z specifica, che adesso faccio sul serio, traduzione italiana che mi lascia un po' così, ma va bene lo stesso. E nulla ragazzi, sono davvero felicissimo di queste ultime novità perché confermano una teoria che avevo elaborato insieme ad AmbiBon79 che diceva, testuali parole, ancora prima che le mosse Z venissero annunciate per ogni singolo tipo, quando si pensava ancora che fossero affibbiate da alcuni tipi di Pokémon, io avevo dedotto insieme a questo mio amico che probabilmente sarebbero state legate ai tipi, ossia 18 megamosse per i tipi, e che poi sarebbero stati scelti alcuni Pokémon che avevano delle mosse Z peculiari. Wow, ci ho preso, sono davvero contentissimo di sta cosa, sono, non lo so, euforico e non come quello che viene fuori sempre sul media fire, lo sono veramente. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste novità, spero che il video vi sia piaciuto, se così vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale. Mi raccomando, rimanete sintonizzati perché domani, oltre a uscire il video di Light Platinum, uscirà anche il video in cui parlerò più dettagliatamente di Pokémon, del Pokémon nuovo, della nuova forma di Alola, ossia quella di Rattata, ma anche, magari, chi lo sa, di qualche altra news che uscirà. Mi raccomando, passate anche dei social che troverete in descrizione qua sotto e noi ci becchiamo in un prossimo video!